Papa Francesco sui passi di Paolo VI, che proprio 50 anni fa nella Chiesa Romana di Ognissanti aveva celebrato la prima messa in italiano secondo le indicazioni del Concilio Vaticano II. Indicazioni che poi porteranno nel 1969 ad introdurre il nuovo Messale Romano. Nella parrocchia della Patagonia Romana, come venne definita allora la zona dove sorgeva, Papa Francesco ha ricordato il gesto coraggioso della Chiesa di avvicinarsi al popolo di Dio perché possa capire bene quello che fa. L'invito del Pontefice oggi è stato di entrare nella casa del Signore non per ricoprire con pratiche di devozione comportamenti contrari, ma per una vera conversione. E ancora una volta il rimando al coraggio che lo stesso Paolo VI, già da arcivescovo di Milano, chiese al Concilio per percorrere nella liturgia strade nuove, per trovare un nuovo volto al dialogo dell'uomo con Dio. Monsignor Ennio Apeciti, rettore del Pontificio Seminario Lombardo di Roma. Sarebbe interessante vedere i filmati della prima concelebrazione che fa lui in San Pietro. Si vede chiaramente che anche i cerimoniari pontifici non sanno bene come si faccia la prima volta, ma il più composto, il più convinto è lui, perché per lui è profondo il dare ai fedeli la visione della concelebrazione, la preghiera comune, e poi la scelta dell'altare rivolto al popolo. Questo è uno degli altri elementi, no? Parlare al popolo, celebrare con il popolo e per il popolo. Norma fondamentale è d'ora in avanti, disse nell'omelia Paolo VI, quella di pregare, comprendendo le singole frasi e parole, di completarle con i nostri sentimenti personali e di uniformare questi all'anima della comunità che fa coro con noi. È il percorso per entrare in comunione con Cristo, una rivoluzione profetica, secondo Monsignor Apeciti, nonostante le critiche del tempo venute in particolare da Marcel Lefebvre. Fondamentale, poi, il richiamo nella Costituzione Sacrosanctum Concilium ad unire la sana tradizione e il legittimo progresso, una strada che oggi ha dato i suoi frutti. Pensiamo solo all'importanza che ha assunto la parola, e la parola di Dio così sminuzzata, così proposta in tre cicli, così commentata. Questo è la grande acquisizione. Un rito, no, ecco, la messa non più come un rito da celebrare, ma come un'occasione, un luogo, una liturgia da contemplare e vivere insieme. La profondità spirituale del fedele a me pare oggi molto più alta di quella di un tempo. È una delle tante eredità del Beato Paolo VI che Francesco ha sempre amato fin da quando era giovane. Per ben 25 volte lo richiama nell'Evangelii Gaudium. È Montini, il faro della nuova evangelizzazione, il padre della riforma liturgica con la quale, ha detto Papa Bergoglio, si deve andare avanti. Non è tanto una riforma di apparato, di ritualismo, è proprio una riforma del cuore. È la convinzione profonda che la liturgia esprime la vita e allora trova la sua pienezza in una vita vissuta. Non basta celebrare, occorre vivere ciò che si celebra. E allora la messa e anche gli altri sacramenti devono cambiare la nostra vita. Il grande grido appassionato che lui fa ai giovani, proprio nella sua ultima Domenica delle Palme, del 78, è proprio questo: in Cristo troverete la vita, la vera gioia. Perché? Perché con Lui potete dialogare, di Lui potete nutrirvi, a Lui potete accostarvi. Credo che sia importante questo.